Noi lasciamo sempre, diciamo, aperta la possibilità che si possa trovare un punto d'incontro, ma mi pare obiettivamente ormai difficile. Certo, non può essere il Conte bis il punto d'incontro per noi, ecco. Noi questa proposta sulla prescrizione non la voteremo mai. Quale lingua la dobbiamo ripetere? Voi mettete in conto l'ipotesi che i 5 Stelle, se voi su questo tema che per loro è identitario votate in difformità dalla maggioranza, dicano la maggioranza non esiste più e quindi si va tutti a casa? Questo, diciamo, dipende dal Movimento 5 Stelle. È chiaro che se per loro dovesse essere così se ne assumeranno la responsabilità. Se per loro l'importante è mantenere la bandierina della prescrizione, perché di fatto questo è, la bandierina la sta mettendo il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione, forse anche perché sono in un momento non particolarmente facile all'interno del loro partito e quindi hanno bisogno di mantenere in qualche modo questo principio. Se ne assumeranno la responsabilità. Lei è pronto a votare una mozione di sfiducia a un ministro del governo di cui lei stesso fa parte? È un'ipotesi della fantascienza o della realtà? No, questa è un'ipotesi estrema. Noi stiamo lavorando, però in campo. Noi stiamo lavorando nel merito, e nel merito questa è una riforma sbagliata perché attacca i principi base del nostro ordinamento giuridico. Così e sembra che giocate con la pistola scarica, no? Se fate uscire, se fate uscire una posizione e poi non la confermate alle telecamere. Ogni giorno la spena. Anche un po' di chiarezza serve verso anche gli elettori, no? Più chiari di come siamo stati, abbiamo detto sempre che noi questa proposta sulla prescrizione non la voteremo mai. Quale lingua la dobbiamo ripetere? Questo però vuol dire non votare l'emendamento al mille proroghe eventualmente. Altra cosa è non votare eventualmente la fiducia al governo. Siamo chiari. Quella è una cosa in campo. Quel testo non lo votiamo. Quel testo vuol dire anche il mille proroghe. Dopodiché devi chiedere a quelli che hanno chiesto, che hanno detto che c'è questa proposta di emendamento, se la propongono e che cosa ci sta scritto. Per cui in questo scritto momento, è lodo Conte bis al momento. Ma non è detto, perché noi abbiamo notizie anche diverse. Quali sono? Punto di vista. Ok, quali sono notizie? Vediamo e vediamo. Che ci potrebbe essere una nuova mediazione. Che ancora si sta discutendo nel merito e nel metodo. Per cui io dirti già ora, ma se loro fanno questo, tu che fai? Mi sembra un gioco un po' stupido. Però il gioco l'avete fatto voi, perché voi avete fatto uscire questa cosa della sfiducia a buona fede. Abbiamo sempre detto e chiudiamo che noi non voteremo mai questo lodo Conte in qualunque forma loro ce la presenteranno, punto. Dopodiché vediamo che accade. Confidate che cambia ancora, confidate che cambia ancora. Assolutamente sì. Noi lasciamo sempre, diciamo, aperta la possibilità che si possa trovare un punto d'incontro, ma mi pare obiettivamente ormai difficile. Certo, non può essere il Conte bis il punto d'incontro per noi, ecco. Abbiamo l'emendamento di Lucia Annibali, ci sembra un buon punto di mediazione, ragionevole dire. Prendiamoci del tempo per trovare un modo per far funzionare meglio i processi penali, per farli andare davvero rapidamente. La questione della mozione di sfiducia non è che ce la siamo inventati noi a metà pomeriggio di oggi, no? Allora, vediamo la giornata di domani. Noi abbiamo intanto da votare il lodo Annibali in commissione. Vediamo quello che succederà con il voto del lodo Annibali. Possiamo sintetizzare, diciamo, voi confidate che di far cambiare idea con gli argomenti. Se non dovesse succedere, anche la mozione di sfiducia individuale al ministro giustizia lei, è un'arma. Al solito va in fondo, perché la mozione sfiducia al ministro della giustizia ci potrebbe essere, ci fosse un voto di fiducia, ma un voto di fiducia su cosa? Quindi lei, sul mille proroghe, che io possa vedere da cittadino italiano in un decreto che si chiama mille proroghe una norma penale di questo di questa pregnanza, io non riesco a crederci. Poi quando, ove mai si dovesse portare avanti questa posizione che ritengo sbagliata, ci sarà concretamente una manovra parlamentare, una procedura parlamentare innescata, ci comporteremo di conseguenza. Ce l'avete un colpo o no? Perché qualcuno dice che giocate con la pistola scarica. Finalmente. Ce l'avete un modo per convincere gli altri e la maggioranza? Arrivederci, buona serata.